I temi per i lavoratori della sanità erano due, e cioè sono due, i dispositivi di protezione individuale che naturalmente... Devono essere quelli più rafforzati, ma anche giustamente, come lei ricordava, i carichi di lavoro, che è un tema tuttora eh, aperto, eh, perché comunque anche gli stessi decreti prevedono deroghe, ad esempio, al tema del riposo delle 11 ore di riposo, del diritto al riposo giornaliero, ehm, e che devono essere oggetto di contrattazione. La cosa più importante e significativa che siamo riusciti a fare è estendere il protocollo. Sulla sicurezza e sui dispositivi eh, ai lavoratori della sanità dopo che questo protocollo era stato definito per tutto il sistema privato. E eh, nella sanità questo protocollo ha una funzione importante perché consegna anche uno strumento di contrattazione ai nostri delegati e alle strutture territoriali. Ai lavoratori della sanità, insomma, va eh, insomma, riconosciuto diciamo così, una capacità di tenuta straordinaria effettivamente e che però deve far riflettere perché siccome sono lavoratori non devono essere cioè non sono eroi e non sono neanche santi sono lavoratori questo deve portare a far sì che il riconoscimento al lavoro e al ruolo che eh, hanno svolto sia ordinario, diciamo così, non sia legato a una eccezionalità. Rispetto a queste figure, lo strumento con il quale eh, diciamo così valorizzare eh, il lavoro è per noi il riconoscimento del contratto collettivo nazionale di lavoro, che significa anche riconoscimenti economici, quindi questi lavoratori come molti altri nel pubblico sono, diciamo, in attesa di rinnovo di contratto, come anche molti nel privato, eh, ma significa anche dotarsi. Eh, diciamo così di liberare la contrattazione decentrata ad esempio perché loro possano gestire le flessibilità turni eh, straordinari riconoscimenti professionali avanzamenti di carriera la situazione che noi stiamo vivendo in conseguenza di questa epidemia è una condizione che il nostro paese non ha mai vissuto eh, cioè tanti lavoratori così tanti in contemporanea in ammortizzatore per un periodo così lungo credo che sia la prima volta nella storia i dati certificati dell'INPS ci dicono che tra cassa ordinaria e fondo di integrazione salariale che sostanzialmente è la cassa del terziario cioè di tutte le imprese non industriali eh, noi stiamo parlando già di 6 milioni di lavoratori in ammortizzatori a questi si devono aggiungere i milioni io penso ma non abbiamo qui un dato diciamo statisticato di lavoratori che ricorreranno alla cassa integrazione in deroga cioè quella cassa integrazione che copre in particolare tutte le imprese sotto i 5 dipendenti che non hanno una, normalmente ammortizzatori sociali e, eh, i, ehm, e le grandi imprese del commercio e del terziario che non accedono alla cassa integrazione ordinaria. È prevedibile considerare quasi 10 milioni di lavoratori negli ammortizzatori sociali. A questi si, deve aggiungere, si devono aggiungere i 4 milioni e mezzo di lavoratori che hanno chiesto le indennità previste dai decreti. Lo sforzo economico che noi ci aspettiamo ci sia nel prossimo decreto, quello che viene chiamato decreto aprile, che teoricamente dovrebbe prevedere una continuità di alcune misure, e più altre misure nuove, in particolare per rispondere a, quelli, a quei lavoratori che non sono stati coperti nel primo decreto dovrà vedere uno sforzo finanziario più ampio. Noi abbiamo, diciamo così, due, due riferimenti: abbiamo usato due riferimenti in queste settimane e continuiamo a usare quei riferimenti. Vorremmo utilizzare questi riferimenti in raccordo con il governo. Il primo eh, riguarda le linee guide del Ministero, cioè le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono quelle che in un qualche modo devono orientare, diciamo così, la gestione della riapertura devono indicare quali sono non solo i dispositivi ma anche le precauzioni e le modalità di organizzazione che possono essere rese compatibili con il fatto che dovremo convivere con un virus il cui vaccino presumibilmente si troverà fra molti mesi e quindi ci dovrà essere necessariamente una continuità delle misure di distanziamento sociale. Il secondo eh, punto fermo è per noi il protocollo sulla sicurezza che naturalmente è stato pensato in una fase in cui eh, il paese si avviava verso una chiusura generalizzata dei posti di lavoro, l'utilizzo diffuso dello smart working e che quindi deve essere implementato e ripensato rispetto alla ripartenza. Uno dei punti più delicati è sicuramente la mobilità dei lavoratori, eh, su cui eh, bisognerà eh, capire come si interviene, perché se anche nelle imprese riuscissimo a mantenere i distanziamenti, ad avere tutti i dispositivi, ad operare in modo che ci sia la sanificazione degli ambienti almeno le due volte al giorno che paiono. Necessarie rispetto agli studi e quindi anche a organizzare un lavoro che non potrà essere fatto come era fatto prima, se noi mobilitiamo milioni o centinaia di migliaia di persone nei mezzi pubblici, tutte contemporaneamente, il rischio naturalmente è, cioè, rischiamo di avere buttato via queste settimane di sforzo collettivo eh, senza, eh, senza esito. L'incontro per noi con la Presidenza del Consiglio è per avere indicazioni univoche, magari sulla base delle quali poi ogni regione possa diciamo, eh, fare delle misure ad hoc a seconda anche della caratteristica del sistema produttivo e della regione. Però è importante che non ci sia il fai da te. Io penso che se si farà questo decreto che noi cioè, insomma, auspichiamo da tempo, ma che in queste ultime settimane abbiamo richiamato con forza, semplicemente si farà una cosa che sarebbe stata dovuta diciamo, da molto tempo a questi lavoratori, in primis, ma anche al sistema economico del nostro Paese, perché questi sono lavoratori che producono pill, eh, diciamo così, e ehm, spesso sono occupati anche in settori. In cui è difficile trovare mano d'opera, penso in particolare al lavoro domestico e quindi alle assistenti familiari e all'ambito del lavoro agricolo, insomma con le campagne che hanno visto per molto tempo quasi esclusivamente lavoratori stranieri impegnati in molti ambiti. Noi pensiamo che il dibattito, diciamo così, che è ripreso dopo qualche anno in cui si era sopito sull'utilizzo dei voucher in agricoltura, sia un dibattito proprio sfasato rispetto alla fase storica ma anche proprio poco opportuno se non eh, direi proprio sbagliato. Eh, L'agricoltura è uno dei settori che ha eh, le tipologie contrattuali più flessibili per poter eh, acquisire mano d'opera per rispondere al bisogno anche di campagne temporanee come naturalmente sono quelle della raccolta eh, piuttosto che di alcune campagne agricole, cioè c'è il lavoro a ventizio, c'è il lavoro a giornate, ehm, cioè mh, non può eh, Diciamo non può essere questo l'argomento che utilizzano le associazioni agricole. Per dire che eh, è impossibile reclutare personale. Se c'è un tema di reclutamento in agricoltura si metta, diciamo, si faccia un'operazione anche sul collocamento pubblico, eh, si eh, formino anche persone che magari possono essere utili in una fase. Penso a partire dai lavoratori disoccupati, che purtroppo erano anche tanti prima della pandemia nel nostro paese, perché sono oltre 3 milioni i lavoratori eh, in disoccupazione e si faccia un reclutamento ad hoc, ma con le tipologie contrattuali che già oggi garantiscono la possibilità anche di assumere aggiornate. La preoccupazione sul lavoro femminile credo che debba essere una delle preoccupazioni al centro delle scelte delle politiche pubbliche. Eh, le donne, come sempre, diciamo così, mh, anche in questa pandemia, ma come spesso accade. Ehm, pagano un prezzo più alto perché ancora semplicemente noi non abbiamo, eh, non siamo ancora riuscite, lo dico così, a eh, rendere il lavoro di cura un tema collettivo, sociale, collettivo e quindi da condividere nella società. Mm, anche quando parliamo di politiche di conciliazione, spesso, troppo spesso parliamo di temi che riguardano esclusivamente le donne quindi continuiamo a legittimare il fatto che il lavoro di cura sia un, un carico loro ecco questo credo che sia il primo punto diciamo così da aggredire anche culturalmente sono tra le lavoratrici che stanno lavorando di più perché sono quelle negli ambiti, diciamo così, eh, di assistenza che sono servizi essenziali e che quindi sono rimasti aperti, stanno pagando di più perché il blocco del sistema di welfare, la chiusura delle scuole, piuttosto che la chiusura di tutti, di molti anche dei centri, i eh, centri diurni per gli anziani, cioè di molti eh, servizi di assistenza per gli anziani, ha eh, riportato diciamo così, un, mh, la gestione di bambini e di anziani in capo alle famiglie e questo significa spesso in capo alle donne sono quelle che vedono le maggiori negatività dello smart working perché spesso significa faticare a lavorare, sono quelle che rischiano di pagare di più perché nel ridisegno della economia ehm, io vedo il rischio, diciamo così, che si pensi a una donna che torna al focolare, cioè eh, meno occupazione, ridividiamo l'occupazione e, eh, diciamo, eh, sacrifichiamo di più i percorsi di emancipazione di carriere lavorative delle donne, ehm, che è un rischio anche nella dinamica della gestione familiare. Non è un tema di trovare la misura ad hoc, ma di assumere questo tema come uno dei temi. Che quando si ragiona delle misure deve essere tenuto in considerazione. Quindi ci devono essere una pluralità di strumenti, riduzione d'orario, concomitanza di ammortizzatori, allungamento dei congedi e rafforzamento della copertura economica dei congedi, o diffondere, o ma mantenere, diciamo, una diffusione alta dello smart working ovunque possibile, ma eh, diciamo così concordando lo smart working, non facendolo, diciamo così... Ehm, aggiudicandolo in, in automatismo. Proveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione, compreso il fatto che la RAI comunque dedicherà una giornata al primo maggio alle organizzazioni sindacali e quindi avremo la possibilità di seguire diciamo, in differita comunque un concerto eh, intervallato dalle parole del lavoro, insomma, che sono un po' le parole che noi ehm, abbiamo sempre portato nelle piazze il primo di maggio. Naturalmente noi quest'anno lo, lo dedicheremo alla sicurezza al lavoro in sicurezza eh, ma alla necessità che il lavoro sia nella centralità delle scelte del paese cioè questo cioè il nostro paese ma in realtà il mondo escono da questa pandemia se, sa, se sapranno salvaguardare e rilanciare il ruolo del lavoro come il motore della, della società eh, sarà un primo maggio davvero diverso e insomma mh, per chi come me fa la sindacalista da tanti anni ehm, il senso di straniamento oggettivamente c'è perché le piazze, per quanto cambiate nel corso degli anni, sono un rito collettivo importante, cioè sono comunque la condivisione di una comunità. Credo che aumenteremo i nostri messaggi sui social, credo che proveremo a stare in contatto con i lavoratori attraverso ehm, queste forme eh, ehm, e quindi proveremo a dare un valore eh, e un senso collettivo e di forte, insomma il messaggio che vorremmo far passare è che il sindacato comunque c'è, che i lavoratori devono sapere che possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali anche con le nuove modalità, che le nostre sedi continuano pur nella riduzione a essere un punto nelle quali possono andare e soprattutto deve essere un messaggio, uno, la sicurezza al centro, ma anche l'idea di non ritirarsi dall'idea dei diritti del lavoro, a maggior ragione in questa fase.